Benvenuti oggi con Borghi d'Italia, siamo a San Giorgio al Lirin, provincia di Frosinone, 3150 abitanti, 38 metri sul livello del mare, 120 km da Roma e 60 km dal capoluogo Frosinone. Come sempre Borghi d'Italia sarà raccontato dai protagonisti del posto, il paese è ricco di acqua, ma adesso per saperne di più ci spostiamo per incontrare il primo cittadino. San Giorgio Liri è un bellissimo comune, non perché io sia sindaco, perché chiaramente ho il dovere di promuovere il mio paese, però si trova all'estremo sud della provincia di Frosinone, vicinissimo a Montecassino, a Cassino, e sulla superstrada che collega Cassino a Formia, al mare. È un paese che ha delle bellezze naturali non di poco conto, alle mie spalle c'è il laghetto di San Giorgio Liri, che noi ci auguriamo possa diventare anche un momento di visite e di promozione del paese, però c'è un corso d'acqua che arriva fino al fiume Liri Carigliano, che parte qui dal laghetto e che praticamente lungo il corso di questo corso d'acqua c'è tutto un parco. Che ha dei trascorsi che addirittura vanno a configurarsi nell'era del bronzo, quindi nell'era preromanica c'erano dei popoli che si sono insediati in questo territorio, e di questi ultimi tempi la scoperta di mura poligonali che fanno riferimento alla presenza degli Ausoni su questo territorio, e forse Ausona, la capitale degli Ausoni, i popoli prelatini, si trovava proprio in San Giorgio al Liri. Inizierà a breve, noi ci auguriamo, con i finanziamenti della Comunità Europea, uno scavo per portare alla luce questi reperti. Ma San Giorgio al Liri anche fa riferimento alla sua storia soprattutto al periodo del Medioevo, quindi ci sono stati successivamente i primi insediamenti dei monaci benedettini. Intorno all'Ottocento c'era una cella a San Giorgio al Liri, e in effetti la chiesa madre e il castello fanno riferimento proprio a quest'epoca. Poi si sono succedute le varie dominazioni che fanno riferimento a questo territorio. San Giorgio comunque ha trovato un suo sviluppo, un suo decollo subito dopo gli anni 60-70, perché in effetti con l'insediamento della Fiat qui a Cassino e poi successivamente con la nascita della superstrada Cassino-Formia si sono creati i presupposti per lo sviluppo del paese. Assieme a Montecassino, ecco, vogliamo promuovere il nostro paese perché possa diventare meta anche di turismo e far parte di un tour operator che possa portare a conoscere questo territorio che in certi versi è proprio sconosciuto in tante parti d'Italia e d'Europa. Noi ci auguriamo, ecco, di poter portare tante persone a San Giorgio, perché San Giorgio ha non solo bellezze naturali ma anche la presenza di tipicità, particolarità che sono peculiarità di questo territorio. È un territorio molto verde perché non solo ha molti corsi d'acqua, ma intorno, ecco, basta guardarsi intorno, il verde imperversa in tutte le colline del nostro territorio. Giorgio è stata, in qualche modo, ha un'economia anche agricola che ora è diventata molto secondaria rispetto alle altre economie che ci sono sul territorio. San Giorgio al Liri comunque era un paese che stava proprio sulla linea Gustav, che divideva il nostro territorio tra gli anglo-americani che si trovavano più a sud e le truppe tedesche che erano attestate su questo territorio. Quindi, come potrete notare, anche il nostro centro storico ci sono tante ancora rovine, perché
non è stato ricostruito del tutto il nostro paese. Ecco, noi ci auguriamo di portarlo a nuovo splendore, portando alla ricostruzione completa di questo centro storico che sicuramente ha delle grandi bellezze. Ecco, non dobbiamo dimenticare il grande sacrificio anche di vittime civili che San Giorgio Alliri, come medaglia d'argento al valor civile, ha avuto nella Seconda Guerra Mondiale, senza dimenticare anche lo scempio che c'è stato sul nostro territorio, non solo i bombardamenti ma poi le aggressioni e le violenze sulle donne da parte dell'armata marocchina. Quindi San Giorgio Alliri ha avuto una storia molto sofferta, soprattutto nella Seconda Guerra Mondiale, e questo paese, ecco, ha voglia di rinascere, di ritrovare in sé le energie per rilanciarsi con forza, non solo dal punto di vista economico ma anche e soprattutto dal punto di vista culturale, perché questo paese è vivo, è forte, è determinato e ha in sé questa grande forza. Il pallone di San Giorgio Alliri rappresenta San Giorgio Martire, che è un soldato romano che la leggenda dice abbia ucciso il dragone praticamente, quindi la rappresentazione, questa cella dei monaci benedettini era intitolata proprio San Giorgio Martire, e quindi nel simbolo del paese c'è questo condottiero romano che ammazza il dragone, come si dice nella leggenda. San Giorgio, San Giorgio Alliri chiamato ultimamente, ma prima la parrocchia, quando è stata una cella di Monte Cassino nel 817-829, aveva ricevuto il nome di San Giorgio, e sono venuti i monaci dal Monte Cassino insieme ai vilici locali e così hanno formato questa comunità. Nel 846 la comunità è stata distrutta dai saraceni, ma subito dopo si riprende, perché gli abati hanno ordinato di mettere dei leoni alle porte dei paesi, delle città. Ed ecco, negli anni la parrocchia cresce insieme al popolo. Qua si crea un'epoca delle rocche, chiamata così, dove insieme alla chiesa, insieme al castello Morra, insieme a un'altra chiesa, Santa Maria, si viveva una vita intensa. Tutti erano contadini, però contadini sotto l'educazione, sotto la guida spirituale di Monte Cassino, dei sacerdoti, dei monaci. Per la prima volta, il 3 gennaio del 1375, viene ordinato un sacerdote Giorgio, uno locale, e da quella data la parrocchia cresce e la comunità cresce molto. Con le visite canoniche, che sono molto importanti per la Chiesa, le visite canoniche dei vescovi o degli amministratori, inizia anche per San Giorgio un periodo di crescita. L'edificio, che non era più grande di 10 metri, diventa nel 1772 1802 di 24 metri e largo quasi di 10 metri, ed ecco la chiesa viene consacrata nel 1939, abbiamo tutti i dati, dall'abate Gregorio di Amare, e così possiamo parlare di una chiesa già di queste dimensioni. Interessante, e noi qua viviamo e onoriamo due santi, San Giorgio Martire.
e San Rocco Confessore. Tutti e due sono santi leggendari, di loro la storia parla poco. Ecco perché questo popolo è un popolo pure lui leggendario. Il laghetto qua dietro parla proprio di questa storia. I ragazzi per adesso sono impegnati nell'oratorio, i più grandi hanno una catechista con loro, i più piccoli abbiamo fatto l'anno scorso un corso di ceramica, quest'anno vogliamo fare anche durante l'estate un corso di mosaico proprio per tenerli impegnati e per far crescere non soltanto la spiritualità, ma dalla spiritualità sempre nasce la cultura, la vera cultura, perciò insieme anche alle autorità vogliamo, ecco, fare costruire un mondo migliore. Però mi preme ricordare che questo paese, in questo paese sempre i sindaci hanno avuto cura della Chiesa. La Chiesa non è dello Stato, non è dei beni culturali, non è dell'abate di Monte Cassino, ma è del popolo, dell'università, chiamata così, dell'università, cioè il governo dei sindaci. Ecco perché le chiese sono state sempre ricostruite, rifatte dai sindaci insieme ai sacerdoti e al popolo. Sorgente qui a San Giorgio Alliri sono ancora evidenti alcuni mulini del passato, ma adesso andiamo ad incontrare il presidente dell'associazione Prologo che ci presenterà le manifestazioni più importanti. Poco, praticamente sono pochi mesi, due o tre mesi, e quindi stiamo per organizzarci e per dare inizio anche a delle attività, manifestazioni. E la più importante delle manifestazioni che abbiamo in programma è quella della la sagra praticamente della fantasia di Salsicce, è un po' inusuale visto il periodo che va dal 9 all'11 luglio. Però è simpatico perché veramente sono tutti i tipi di salsiccia con ingredienti all'interno che vanno dal formaggio al tartufo, ai broccoli e quant'altro. Poi c'è un'altra manifestazione che credo sia molto simpatica, che sarà quella praticamente del gelato a gogo, in cui praticamente nelle giornate del 13 e 14 agosto daremo a un prezzo irrisorio praticamente il gelato, verrà distribuito in questo fine settimana a tutti coloro che vorranno farci l'onore e avere il piacere di gustare il gelato praticamente in piazza, nella piazza principale del paese, che è Piazza Dante. Tutto il paese a San Giorgio Alliri si è mobilitato, adesso raggiungiamo la zona del laghetto per scoprire le tipicità. Oggi
oggi abbiamo portato in piazza il paese di San Giorgio Alliri. Abbiamo visto la banda nata nel 1981 da un'idea di Armando Della Rosa, poi successivamente sviluppatasi grazie al maestro Giuliani e ai fratelli Terrezza. Abbiamo portato in piazza quelli che sono i prodotti tipici locali. Rappresentato naturalmente da tutti coloro che stanno contribuendo a far sì che questo paese abbia un maggiore sviluppo. Assessore alla cultura, naturalmente sto cercando di valorizzare quello che è il patrimonio culturale. Per quanto riguarda naturalmente le nostre tipicità, in questo contesto vedremo quelli che saranno i prodotti tipici rappresentati naturalmente dal vino, da prodotti del pane, prodotti di pasticceria, tutti prodotti che naturalmente rappresentano questo territorio. Le acque di questo lago sono servite a dissetare gran parte delle popolazioni dei paesi vicini nel periodo post bellico, negli anni 44, 45, 46, quando per motivi bellici questi paesi hanno avuto la distruzione di tutti i sistemi di conduttura idrica, e allora venivano con gli autobotti dei paesi vicini, raccoglievano le acque che distribuivano nei paesi vicini, Ausonia, Esperia, Coreno, Vallemaio, Sant'Andrea. Non solo, ma è servita anche poi come per rinfrescare i prodotti alimentari. Circa l'origine di questo lago ci sono molte leggende. Una delle più importanti è che un pastore delle montagne qui degli Aurunci, mentre pascolava il gregge, sentendo il rumore in una grotta, immerse un catinello e lo perse, perché la furia si ruppe e il catinello non lo tirò più alla luce. E si racconta che questo catinello, dopo tanto tempo, sia stato poi raccolto nelle acque del lago di San Giorgio. Vuole significare che le acque di questo lago provengono soprattutto da questi monti, dai monti Aurunci, questi monti circostanti alla Valle dell'Iri. Sono le antiche tradizioni che rendono forte un territorio, quindi andiamo ad incontrare un maestro d'ascia Carradore giunto alla terza generazione. Ragazzino, io sono del 26 e tenevo 14-15 anni e già lavoravo, andavo a scuola e lavoravo con mio padre a fare i carri più gli operai che tenevamo. Poi è venuta la guerra e abbiamo fatto un altro poco del lavoro che faceva, perché poi sono finiti le tradizioni dai carri, tutta roba più moderna, e ho incominciato a fare le traverse di ferrovia con queste macchine. E mano a mano ho fatto porticate di legno per le case, tutta questa lavorazione di legno, ma roba pesante ho fatto io. Ho fatto sempre qualche cosa a casa, poi ho fatto tutti quei residui di guerra, questi li ho raccolti da dopo la guerra, quando è passata la guerra e non sono andato sfollato, sono rimasto qui. Appena passato
la guerra, mi ho cominciato a raccogliere tutte quelle, e adesso col ricordo lo tengo, ho messo là. Ci stanno due elmetti, uno è morto vicino a me perché un aereo si è abbassato, ha fatto una mitragliata e gli ha preso la testa qui, stavano mangiando, e me la so cavata. Poi là vicino ci sta una forchetta militare, ho preso l'elmetto di quel militare e più quella forchetta per ricordo e la tengo là. Poi ho lavorato pure il ferro, io so lavorare pure il ferro, ho incudine, martelli, forge, per fare, quando si facevano questi carri ci voleva tutta la struttura in ferro e noi lo facevamo, ferro e legno abbiamo lavorato. E poi ho finito i carri e ho incominciato a fare questo lavoro che ancora ci tengo passione. Secondo le misure delle ruote, noi facevamo col compasso, vedevamo i pezzi del legno, no? Secondo l'altezza ci regolevamo noi per, poi per i raggi, per le caviglie e per i cerchi. È un po' difficiletto pure a raccontarlo, però io ancora le ho fatte qualche cosa. Le radici delle piante di olivo, però erano tutte piene di terra per levare tutta quella terra lì. Lui mi ha comprato una macchina che squizza acqua con tutta potenza e ci ho fatto uscire solo il legno, come ho fatto, e poi l'ho verniciato, ma non a pennello, sempre con un se no a pennello no, non fate niente. A San Giorgio Alliri si cucina ancora come un tempo e quindi alcune signore ci porteranno alla scoperta della gastronomia. Preparata tante cose belle, i ceci, il pollo, il formaggio, i fagioli che si mangia a battispensa, il cunello arrotolato, la marmellata, il sugo bello fatto, la pizza con le eta, la pizza roscia e le pagnottelle che si mangiano quando si mette il grano a bagnato all'uvino, hai capito? A bagnato all'uvino si mangiano queste così. Queste qua sono frittate fatte con erba selvatica, cicorie, queste qua, e fatto con, vengono amalgamate bene con la farina. Poi c'è il marzolino che è di Colli Superiori, c'è formaggio fresco che è fatto di pecora e ricotta anche di pecora. Sono strangolate, fatte patate e farina, impastate bene, poi fatte il sugo con pomodoro, spuntature e salsicce. Tutto qui fatto all'antica, con le mani. Poi ci sono tagliarielli e fasuri, fatti all'antica con lo sonnarello, tagliati, messi nell'acqua, cotte con i fagioli, messi il sugo e poi conditi. All'antica, sempre tutta all'antica. Avete appena visto i nostri piatti tipici del nostro paese e noi come Istituto San Giorgio, Istituto di Arte Culinaria, abbiamo trasformato uno di questi piatti che è rivisitato e riproposto con delle nuove tecniche e dei nuovi metodi di cucina. Abbiamo elaborato un agnello con, steccato con olive e pomodorini. Hey,
Guagliù, vi dovete stare un po' zitti perché avete anche da parlare con questi amici miei qua. Però ti devo dire una cosa. Quando mi vieni a trovare la casa tu? Io tengo pasta e fasuri, cicio e minestra, tengo la pulenta, tengo tanta cosa alla casa, apposta per gli amici che non servono. Quando volete venire, a disposizione. Però se via con me porta la spesa, non trovai di una. I borghi d'Italia vanno gustati con gli occhi, ma soprattutto con il cuore. Attendiamo sempre i vostri suggerimenti, vi ringraziamo per le mail che ci inviate e per quanto riguarda Borghi d'Italia ci vediamo la prossima settimana. Ciao!